Ciao a tutti allenatori e bentornati qui da Pianeta Hobby per un altro video Pack Opening. Siamo sempre qui con Merca, che ragazzi, questa volta ho detto giusto, vero, il nome? L'altra volta amica, Mirka, non si capiva niente. Oggi siamo qui per spacchettare il Premium Trainer Elite Box di Sole e Luna, dato che il video del box di Sole e Luna hanno raggiunto livelli assurdi di like, commenti, visualizzioni, e quindi diciamo abbiamo voluto fare un bel regalo. Vi chiediamo un bel pollice in su, arriviamo a 8000 like se volete vedere altri spacchettamenti qui da Pianeta Hobby. Allora, prima di iniziare vi vogliamo ricordare però una cosa, un evento importante qui da Pianeta Hobby che si svolgerà domenica 8 gennaio alle ore 15 e terminerà alle ore 16:30. Qua sotto in descrizione, come primo link, vi lascio le informazioni sull'evento e anche i numeri di telefono e anche una piccola chicca che sarebbe un concorso a premi molto particolare dove potrete vincere ben 36 bustine di Pokémon X e Y evoluzioni. Io vi invito qua sotto a cliccare perché fidatevi, ci sarà da divertirsi. Ora possiamo iniziare subito a spacchettare questo Elite Trainer Box, perché qua dentro, ragazzi, c'è veramente il mondo. Diciamo che questi set usciranno anche in italiano il 4 gennaio, quindi veramente a breve, e troviamo qua dentro tante carte interessanti, come per esempio tutte le carte aiuto allenatore più giocate nel Trading Card Game Pokémon, e naturalmente troviamo anche le energie utilissime, dato che non si trovano praticamente mai nei pacchetti, e poi troviamo 10 bustine di sole, 10 bustine di luna, oltre che naturalmente i segnali di danno, lo stemmino GX e naturalmente le solite monetine che troviamo in ogni mazzo tematico o nei soliti Elite Trainer Box. Quindi iniziamo subito il pack opening, faremo 5 pacchetti a testa? Sì. Quale vuoi aprire? Sole. Allora io aprirò luna. Ah, ci sono anche le bustine protettive, quindi dai, andiamo subito a spacchettare. Vediamo cosa c'è al suo interno. Ok, lo apriamo. Dobbiamo dire che si presenta veramente molto bene. Esteticamente è proprio bellina anche la confezione per tenere le vostre carte. Comunque andiamo a vedere subito cosa c'è al suo interno e vediamo un attimo di spacchettare, perché è quello che faremo oggi. Abbiamo 10 bustine di luna. Eccole qua, 10 bustine di Pokémon Sole. Tutte le carte strumento aiuto più giocate. Le bellissime bustine protettive. Le carte energia che non devono mai mancare per giocare. E poi la confezione con i segnalini danno e anche questi utilissimi per giocare. Andiamo a vedere subito, ragazzi, le energie e poi vi farò vedere anche le bustine protettive e tutte le carte aiuto e strumento. Andiamo subito ad aprire questo, sono veramente molto curioso di vedere le carte giapponesi energie, perché non me le ricordo per niente. 12 energie di tipo erba, ben 12 energie di tipo fuoco, altre 12 energie di tipo acqua, 12 di elettro, 12 di tipo psico, lotta, buio, metallo e per ultimo ma non meno importante il tipo folletto. Quindi abbiamo veramente tante energie per costruirci anche un bel mazzo. E poi abbiamo le foderine. Queste, ragazzi, sono veramente molto carine. Speriamo di trovare una bella GX, perché si dice GX e non GX. Qui abbiamo le bellissime foderine, ragazzi, di Pokémon Card Game. Se troviamo una bella GX la mettiamo qua dentro. Magari una Ghost Full Art o addirittura la Shiny Rotom Dex e la Ultra Ball, che è qualcosa di spettacolare, allenatori. Quindi andiamo a mettere via queste, che ci serviranno, speriamo, dopo. E andiamo a vedere anche le carte strumento e aiuto. Ok, abbiamo tantissime carte utili, ragazzi. Come potete vedere, abbiamo la Ultra Ball, ben per 4 copie, tantissime. Abbiamo caramella rara, anche questa molto utile per far evolvere i Pokémon. Abbiamo Professor Kukui, anche questo ce l'abbiamo in 2 copie. Abbiamo Lilia, ragazzi. Adesso gli effetti non li so perché sono carte nuove in giapponese, quindi non lo so proprio. Double Energy, queste utilissime. Abbiamo 1, 2 lettere del Professor Oak. Cerca sfide, ben per 2. Elisir qualcosa, cinture a furia lotta, ben per 2, utilissime queste, ragazzi. Abbiamo N per 2, per 3, per 4 N addirittura. Skyla, ben 1, 2, 3 e 4. Professor Platano, 1, 2, 3 e 4. Elisio, questo, ragazzi, è tremendo per chi gioca. Abbiamo anche le carte stadio, incredibile, ragazzi, ben 2. Abbiamo anche l'energia di lotta, energia di tipo psico.
Naturalmente, evidentemente per Lunala sarà, immagino. E per quanto riguarda le carte aiuto e strumento, è tutto. Come potete vedere, ragazzi, abbiamo carte come Elissio, Professor Platan, veramente molto utili. La Ultra Bolletta del Professor Oak e tante carte che ci servono per giocare. Adesso invece andiamo ad aprire la bustina, dove troviamo qua dentro tante cose utili come i segnalini danno, una moneta, sì, quella per usare l'attacco GX in partita. Abbiamo i segnalini di danno da 10 e da 50 e da 100. E abbiamo altre due spillette di danno, quella del veleno, eccola qua. Perfetto, ragazzi. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Guardate che bella la spilletta GX per fare l'attacco GX a partita. Veramente molto molto bello questo. E questa è la bellissima moneta, troppo troppo bella. E ora siamo arrivati al pezzo più importante del video, dove andremo ad aprire le bustine. Ne abbiamo ben 10 di Pokémon Sole, eccole qua, e altre 10 di Pokémon Luna. Io apro Luna e tu apri Sole? Cioè facciamo l'incontrario dell'altra volta, esatto, praticamente. L'incontrario. Ne apriamo, ragazzi, ben 5 di Luna, ben 5 di Luna per questo video, e ben 5 di Sole. Iniziamo prima quelle da Luna e poi ti faccio fare quelle di Sole, va benissimo? Accordato? Ok. Il pack opening di Luna è andato anche parecchio bene. Abbiamo trovato l'energia psico, che è una delle carte più rare del set, se non la più rara. Speriamo di trovare Rotom, Dex e Ultra, perché se troviamo quella veramente io corro in giro per il negozio e faccio un bordello assurdo. Quindi andiamo a vedere, vai. 5-5, perché le altre 5, ragazzi, le apriremo in un prossimo video. Naturalmente lasciate sin da subito un bel pollicione in su se volete vedere altri spacchettamenti qui da Pianeta Hobby. Andiamo ad aprirci subito il primo pacchetto. Speriamo di essere fortunati. Facciamo anche il trick? Tu te lo ricordi il trick com'era? Uno forse. Uno così? Dici che è così? Non era così, se non sbaglio. Va bene. Andiamo a vedere cosa troviamo. Il Velenaculeo, questo dovrebbe essere. Pokémon di settima generazione. Eevee, Surskit e un Dragonair. Raro. Quindi in questo pack opening faremo anche il trick. Pensa un po', eh. Vai, altro pack. Io, ragazzi, voglio la GX. La GX o la Ghost Full Art? La troveremo? Oh, ci proviamo, ci abbiamo 10 pacchetti, raga. Ci deve andare per forza. Ci deve andare per forza bene. Vai, codice 1, 2, 3. E vediamo un attimo qui. Ok, questo era l'abominevole uomo delle nevi, Crumbler, una cosa del genere, non mi ricordo mai. Poliwag, Firom, Ipno e un Poliwrath olografico, olografico giapponese. Bello, quindi siamo a quota una holo e una rara. Andiamo a aprire un altro pacchettino, andiamo a vedere qua dentro cosa troviamo. Dratini, Drowsin, senza N, Drowsin e basta. Pelipper. Poi abbiamo l'evoluzione di Roggenrola. E poi il solito codice. Penultimo pacchetto, ancora né GX, né niente di interessante. Nemmeno la Ghost Full Art, proprio nulla. Dai, dammi sta fuori serie, sta shiny, qualsiasi cosa. Vai, vediamo un attimo. O sai che ho visto qualcosa? Hai visto pure te, hai visto qualcosa? Raticate. Vai. Vai, eccolo. Niente, Macalola. Macalola, però abbiamo visto qualcosa. Siamo a quota 2 holo. Dai, la GX la dobbiamo trovare, però almeno quella. Almeno quella. Ultimo pacchetto, e che ci porti fortuna. Poi abbiamo quelli di Sole, quindi abbiamo ancora 5 speranze, dai. Ok, Spirov, sì, Firov. Vai, questo era Cinchou. Eevee e... niente. Siamo stati sfortunati con Luna. Sfortunati con Luna. Proviamo con Pokémon Sole e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Vai, 5 pacchetti per te. In bocca al lupo, Merca. Facci vedere cosa sai fare. 5 pacchettozzi, vai. Dai, mi faccio anche un po' più là, così che come al solito il tricchetto. Perfetto. Prof Kukui, benissimo. Meo, Paras, Shelder e un'altra carta di settima generazione olografica. Niente. Questo è un pack opening sfortunato. Vai, sempre il solito trick. 1-2, 1-2, vai. Vai, Ariama, Spinda, settima, Eevee. Un altro professor Kukui GX. Vabbè, ultra. Bella questa. Ma che avevamo già trovato in Pokémon Sole, esatto. Questa carta ci perseguita, vero? Ci perseguita. Siamo a due professor Kukui. Ma come si fa? Come si fa? Ah sì, la mettiamo giustamente nelle sleeves carine. Eccole qua. Ecco, guardate quanto è carina, tiè. Veramente molto carina. Vai, Butterfree. Niente. Metapod.
Diglett, Alola e Arcanine. Arcanine olografico. Questo pack opening è più fortunato del mio. Penultimo pacchetto di oggi. Trick. Beware. Vacuità. Parasect. E condizione esperienza. Nulla. Ultimo pack. Oh, raga. Lasciate un like perché YouTube c'è un trucco. Lo sai il trucco qual è? Che se tu lasci like diventa il pulsante blu. Lo sai? Ci provassero perché secondo me funziona. Vai, Rotom Dex. Niente. Niente. Caterpie. Niente. Però, questa l'abbiamo trovata e ce l'abbiamo per due. Che poi è anche molto rara questa carta, no? Professor Kukui, la 66 su 60, la fuoriserie ultra, cioè veramente molto bella. Ok allenatori, io vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine. Se siete arrivati fino qua, scrivete hashtag Professor Kukui ci perseguita. E speriamo anche di ritrovarlo, perché più li troviamo questi, no? Quindi lasciate un bel commento, un bel like. E noi ci vediamo domenica 8 gennaio. Tutte le informazioni qua sotto in descrizione. Qui da Pianeta Hobby, da me, da Patrick è tutto. E ci vediamo con un prossimo video. E se questo video raggiunge gli 8000 like, magari ne apriamo anche un altro. Ciao allenatori!